I numeri della povertà nella provincia di Lucca non accennano a diminuire. L'aumento dall'inizio dell'emergenza è tra il 30 e il 50% e il dato continua ad essere stabile. Anzi, il proseguimento dell'emergenza sanitaria ed economica fa ipotizzare che le cose possano peggiorare ancora. Qualcuno era sul punto di farcela, ma la pandemia ha cancellato ogni speranza. Il particolare che fa riflettere è che i nuovi poveri sono quasi tutti giovani, tra i 30 e i 40 anni. Diversi i casi di piccoli imprenditori che non riescono a portare avanti la propria attività a causa di restrizioni e chiusure. Registriamo un aumento degli accessi e delle domande che sono soprattutto collegate ai costi per il mantenimento dell'abitazione, quindi sofferenze in termini di affitti e poi le utenze che le persone fanno fatica a pagare. Ci sono poi un'altra emergenza, cioè il momento in cui uno dei componenti del nucleo familiare si ammala di Covid ma anche di altro e quindi vengono a mancare magari anche le residue possibilità economiche, no, della famiglia, allora lì veramente le situazioni si fanno veramente molto gravi. Di pari passo è nata anche un altro tipo di emergenza, che è quella di trovare nuovi giovani volontari. L'appello della Caritas si rende necessario per il fatto che, a causa della pandemia, sono dovuti rimanere a casa i volontari che superano i 60 anni. In questa fase il bisogno di chi fa solidarietà aumenta e i progetti non mancano. Caritas ha però, e questo lo voglio dire perché è una cosa importante che la si sappia, insieme ai comuni di tutta la provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio, promosso questa iniziativa che si chiama Riuscire ed è un fondo pensato apposta per le persone che si sono trovate in dinamiche di impoverimento, quindi in temporanea difficoltà per il Covid. Quindi questo è anche un invito a coloro che si dovessero trovare in difficoltà a non essere timidi nel chiedere aiuto.